Ciao agli amici di Audio Fader, siamo qui nella nuova sede di Casio Italia con Roberto Ragazzo, Division Manager degli strumenti musicali per Casio Italia, per parlare un po' del pianoforte digitale e delle novità apparse negli ultimi tempi da parte di Casio che fanno intravedere qualcosa, ma ne parliamo con Roberto. Roberto, ciao. Ciao, buongiorno. Allora, dati di ISMA danno per almeno il prossimo decennio delle vendite ancora più ampie per il piano digitale. Come vi state preparando a questa situazione, a questo andamento? Sì, esatto, quello che hai detto effettivamente è corretto. I dati di ISMA, innanzitutto a livello generale, nel 2015 hanno mostrato per la prima volta una ripresa rispetto invece agli scorsi anni, e questo in termini di mercato degli strumenti musicali in generale. All'interno del mercato, e parlando invece delle diverse categorie di prodotto, sicuramente una delle categorie che invece ha sofferto di meno e che al contrario di tante altre registra e ha registrato anche in passato dei continui incrementi è proprio quella dei pianoforti digitali, che è quella che ci vede sugli scudi. Il comparto pianoforti digitali ha avuto un incremento molto significativo anche nel 2015 rispetto al 2014, e sicuramente la nostra intenzione è quella appunto di continuare a operare in questo settore, ma allo stesso tempo anche appunto diversificare la gamma, quindi affrontare per la prima volta delle fasce di mercato che invece negli scorsi anni non hanno mai visto Casio come protagonista. Ovviamente diversificare la gamma vuol dire appunto estendere la propria offerta e andare di fatto a coprire le esigenze di ogni categoria di musicista, dal musicista amatoriale a quello che invece è il semiprofessionista, fino ad arrivare a quella che è appunto una categoria di mercato nuova per Casio, che è quella del musicista professionale. Quindi vi state spostando verso dei contenuti, definiamoli premium, giusto? Sì, è corretto definirli premium. Per la prima volta Casio si affaccia su una fascia di prezzo che non era mai stata toccata in precedenza, e ci riferiamo in particolare alla linea Grand Hybrid, che di fatto va a integrare e completare quella che è stata un'offerta di prodotto che in un recente passato ha invece compreso la linea Privia e la linea Celviano. La linea Grand Hybrid va appunto ad aggiungersi a quella che è l'offerta Privia e Celviano, posizionandosi su una fascia di mercato che per la prima volta appunto va a toccare il professionale. Chiaramente gli strumenti premium implicano un modo di lavorare e un modo di gestire il prodotto chiaramente diverso rispetto a quelli che hanno fino a questo momento visto Casio protagonista. Motivo per il quale, ad esempio, Grand Hybrid va veramente a toccare una utenza di musicisti che non avevamo mai toccato in precedenza. Mi riferisco in particolare, oltre appunto al professionista vero e proprio, anche ai musicisti classici, quindi dagli insegnanti agli studenti appassionati di musica classica, che in uno strumento come Grand Hybrid vedono per la prima volta qualcosa di davvero realistico e davvero simile nel feeling e nella risposta a un pianoforte acustico. Naturalmente noi non abbiamo la pretesa di andare a sostituire in tutto e per tutto il pianoforte acustico. La linea Grand Hybrid è una linea di pianoforti appunto con meccanica ibrida, che non si ripromettono di sostituire al 100% un pianoforte acustico, che resta uno strumento completamente diverso e insostituibile appunto, ma lo vanno a completare, vanno a fare da complemento a quelle che sono alcune funzioni del pianoforte acustico. E questa è una cosa che abbiamo anche riscontrato molto spesso parlando con insegnanti e studenti del conservatorio. Noi per la prima volta negli scorsi mesi, a partire da febbraio con Trapani, per poi arrivare a Palermo a maggio e recentemente a Milano a giugno, abbiamo appunto organizzato degli open day all'interno dei conservatori di queste tre città, raccogliendo, grazie al cielo, un feedback molto positivo da parte sia di insegnanti sia di studenti sulla qualità del suono, sulla risposta e in generale sulle caratteristiche tecniche della linea Grand Hybrid. Una gamma di contenuti premium implica anche una certa fidelizzazione del musicista.
Come vi state preparando su un aspetto, direi, secondo me strategico come quello dell'assistenza tecnica? Allora, diciamo che in generale abbiamo la fortuna di partire da un'eredità particolarmente positiva, nel senso Casio ha una reputazione di estrema affidabilità e chiaramente una percentuale di prodotti bisognosi di assistenza particolarmente bassa, e questo su tutte le linee di prodotto. Quindi diciamo che c'è già un capitale di partenza particolarmente importante e significativo. In particolare sulla linea Grand Hybrid ovviamente abbiamo dovuto affrontare necessità nuove ed esigenze nuove, però al di là del fatto che ad esempio la meccanica di Grand Hybrid sia fatta, strutturata in modo tale da non avere necessità di manutenzione e assistenza nel corso degli anni, a prescindere da questo dobbiamo però comunque dire che un'informazione importante che ovviamente ci sentiamo di trasmettere ai nostri utenti finali è la garanzia che sui pianoforti Grand Hybrid è di 5 anni, quindi una novità significativa, una novità molto importante che ovviamente va a sposarsi alla perfezione con questa necessità di affrontare esigenze nuove in termini di assistenza e supporto all'utente finale. Una bella novità, direi io. Assolutamente, una bella novità e particolarmente gradita anche, crediamo, da parte di chi comprerà lo strumento. Roberto, ti ringrazio, grazie di questa chiacchierata. Grazie a te. Un saluto agli amici di Audio Feder, alla prossima. Ciao a tutti.